Cari pigliamosche, bentornati qua sul nostro canale, benvenuti a tutti i nuovi arrivati. Buona estate a tutti, è arrivata l'estate e con essa anche il grande caldo. Allora, io sono qui sul retro della serra, forse mi intravedete nel riflesso del vetro. E da dove è iniziato anche il video 181, quello che abbiamo dedicato alle saracenie con la gola rossa, le gole rosse. E proprio dopo il video 181 mi sono arrivate tantissime richieste in merito a un video dedicato alle regine dell'estate, quindi le saracenie Flava. In tanti siete appassionati di saracenie Flava, giustamente, ma io attendevo proprio l'arrivo dell'estate per poter celebrare questa specie con le sue varietà. E allora, dato che questa vasca specifica all'interno della mia serra è dedicata proprio a contenere saracenia flava in tutte le sue varietà, mentre le altre sono leucofilla e ibridi, ora noi andiamo dentro e andiamo in quest'ora della giornata, sono le 9:15, proprio mentre il sole le bacia, le bacia e mette in risalto i loro colori, noi andiamo dentro. È un ottimo spunto, un'ottima scusa per poter ripassare quelle che sono le diverse varietà di saracenia flava. Ora noi entriamo in serra, 9:15 del mattino, secondo giorno d'estate, insomma oggi è il 22 di giugno e siamo entrati ufficialmente in estate. A me la cosa che fa effetto è che da oggi le giornate poi cominceranno nuovamente a calare. Allora, qui ci sono tutte le dionee, non voglio parlare di loro, le ho portate fuori proprio per proteggerle dal grande caldo. Ricordatelo sempre, in estate la parola d'ordine è protezione, soprattutto per quelle piante che non amano poi avere il sole addosso, ma non è una questione di sole, è una questione di caldo. È una questione di caldo che non riguarda tanto le saracenie. Certo, anche le saracenie quando poi fa molto molto caldo iniziano a sbruciacchiarsi nei cappelli ed è questa la ragione per cui io vado dentro la serra ad ombreggiare. Ma è una questione di temperatura. Pensate che ieri io qui ho il termometrino, lo vedete? Certo, magari probabilmente c'era il sole che gli arrivava da dietro, però in questo momento della giornata, non so se si visualizza, ma ci sono 33 gradi e 9, e sono le, guardate, 9 e 18 in questo momento di mattina. Quindi 33 gradi e 9 di mattina al 22 di giugno, e beh, insomma, se l'estate sarà tutta così, non sarà una passeggiata per tante piante, quindi molte vanno protette. Le dionee io le ho portate tutte fuori, ho messo questa rete antigrandine, antipioggia forte, sono fuori in esterno, hanno buona escursione tra giorno e notte, naturalmente, perché in esterno, non essendoci protezione, il calore se ne va, non essendoci la serra, il calore se ne va, prima erano qui e ora sono a dimora in esterno, almeno fino a fine agosto. Qui ci sono le leucofilla, ma il discorso di oggi è tutto dedicato alle saracenie flava e tutto dedicato a coloro che mi hanno chiesto di vederle da vicino e mi fa veramente tanto piacere, ma soprattutto per i neofiti, soprattutto per chi è arrivato da poco su questo canale, lo sapete, noi qua cerchiamo sempre di andare nel dettaglio, cerchiamo di spiegare le cose in maniera semplice ma in maniera approfondita, e quando ci si avvicina alle piante carnivore spesso si ha a che fare con un mondo talmente vasto che si fa proprio fatica a riordinare le idee, e quindi una buona partenza è quella sempre della conoscenza di ciò di cui si sta parlando. E quando si sentono dei nomi strani, spesso sporcati con quelli che sono i vari codici che giustamente ogni coltivatore mette nella propria collezione per poterle poi riconoscere, e beh, si rischia veramente di fare molta molta confusione. Allora, in questa vasca ci sono unicamente saraceni flava, saraceni minor, un paio di saraceni purpurea, come in questo caso
lo vedete, la Saracenia purpurea viene chiamata White Ghost per chiarissimi motivi di ordine cromatico, cioè queste trappole praticamente molto molto chiare, quasi bianche, e che la rendono talmente bella da essere un faro in mezzo a tutto il resto. E questa Saracenia purpurea venosa, di origine selvatica, regalatomi dalla cara Elena Severgnini qualche anno fa, che ha il suo vaso in terracotta, guardate, pieno, avvolto dal muschio, guardate che bella che è. Io adoro le purpure, e quando poi riescono a essere così tanto integrate in quello che è il contesto coltivativo come questa, nel suo vaso in terracotta avvolto di muschio, tanto da farla apparire quasi selvatica, con una piccola erica che ci cresce lì, questo è proprio un gioiellone. Grazie ancora Elena, guardate che venature. Boh, qua io mi disperdo troppo. Sì, mi disperdo troppo, perché poi guardo questi insetti dentro a questa minor, a me fanno effetto ste robe, cioè una trappolina piccolissima di minor già piena di insettini, guardate lì dentro la sua colonnina di prede, anche perché la serra è sempre aperta. Io ora la serra la apro alla mattina manualmente per quanto riguarda le finestre e la porta, qua dentro entra naturalmente di tutto. Ma andiamo alle Saracenie Flava, regine d'estate e capaci di dare il loro meglio proprio in questi mesi, ed è proprio adesso che vanno immortalate. E vorrei presentarle in quelle che sono le loro sette varietà, anche per poter riordinare un pochino le idee. Le Saracenie Flava, che vivono nel sud-est degli Stati Uniti, sono tra le Saracenie che vivono in maniera più diffusa in tutti gli Stati Uniti, da nord a sud, chiaramente parlando degli stati dell'est, si presentano in sette varietà, e in ordine alfabetico la prima è la Saracenia Flava, varietà atropurpurea. Varietà atropurpurea, in questo caso, lo vedete, questa viene chiamata varietà atropurpurea New Zealand, ed ha una tonalità talmente scura da avere delle venature, le vedete qui, quasi nere sull'orlo della trappola. Ora provo a girarvela da farvi vedere queste venature scurissime. Guardate un po' sul collo e sull'orlo della trappola quanto... Ecco. Mamma mia, pazzesca. Atropurpurea significa che tutto il corpo della foglia è rosso, purpureo, quindi cappello e tubo atropurpureo, cioè completamente, interamente rosso. Questa è un'altra flava atropurpurea famosa, perché proviene dalla grandissima collezione di Mike King, viene conosciuta anche come F27C. Di Mike King. Per me questa è una tra le più eleganti, tra le meglio fatte, con una fattura veramente quasi da gioielleria. Il cappello, guardate, che si rigira così a riccio, cioè gli orli posteriori del cappello sono arrotolati. Saracenia Flava, varietà atropurpurea, F27C Mike King, elegantissima. Guardate la tonalità di rosso che coinvolge cappello, gola, interno della trappola, tutto il tubo. Stupenda. In ordine alfabetico, la seconda varietà di Saracenia Flava è Saracenia Flava varietà cuprea. Rimane da questa parte. Cuprea, che cosa vuol dire? Color rame. Color rame, che cos'è color rame? È color rame il cappello. Lo vedete qui, si vede nitidamente questa soffusa tonalità quasi arancione, tipicamente
color rame, lo possiamo definire così perché poi sul fondo giallognolo, verdognolo, questa è la Flava Cuprea CT2 di Christian Klein. Grossissima. Ora provo a girarvela per mostrarvi bene com'è nella gola. Eccola qua. Scura, gocciolosissima, il labbro rosso, veramente grossa, avrà un diametro maggiore di una decina di centimetri, Sarracenia Flava varietà cuprea, cappello color rame. E procedendo in ordine alfabetico alla scoperta delle varietà di Sarracenia Flava in questo inizio d'estate, arriviamo a quella più identificativa di questa specie, che è la Sarracenia Flava varietà Flava. E si riconosce facilmente dal fatto che, intanto il suo verde è un verde che tenderà lentamente con l'andare della stagione verso il giallo, ma la caratteristica cromatica maggiore sono le venature che dalla gola si diramano verso il cappello, verso il sotto del cappello, lo vedete, e piano piano si diffonderanno in maniera leggera anche sul corpo dell'ascidio. Questa è Sarracenia Flava, varietà Flava, può raggiungere delle dimensioni notevoli, questo esemplare si è molto diviso quest'anno, si è molto ramificata e non supera gli 80 cm, però questa, in particolare questo esemplare, è arrivato anche a 1,15 m, mi pare. Mi sembra proprio una vecchia dama, una vecchia signora, quella che guarda un pochino tutte dall'alto, un po' con snob, no? Nobile, ecco, una nobile che considera le altre un pochino meno nobili di lei. Però veramente quanto è bella e quanto fascino ha. Sarracenia Flava, varietà Flava. Un grandissimo fascino da nobile ce l'ha Sarracenia Flava, varietà maxima, spesso viene confusa con la forma Anthocyanin Free, con la forma tutta verde, ma non è la forma tutta verde, in questo caso la varietà maxima, come l'andiamo a riconoscere? E l'andiamo a riconoscere da questo particolare qua, guardate, da questa base delle trappole, da questa colorazione, da questo rosso, da questa base delle trappole che presenta le antocianine rosse, che presenta i pigmenti rossi, quindi non può essere considerata una tutta verde perché i pigmenti rossi colorano le sue foglie anche se solo alla base, lo vedete? Quindi Sarracenia Flava varietà maxima non ha venature marcate soprattutto sulla parte alta della trappola, sulla parte alta dell'ascidio, né sul cappello, né sulla gola, lo vedete qui? Vabbè, ha fatto incetta di moscerini che si sono appiccicati al suo zucchero che produce sul bordo della trappola, però lo vedete, non ci sono venature. Allora uno dice, è un Anthocyanin Free, è una tutta verde. No, non è una tutta verde, è la varietà maxima di Sarracenia Flava. È molto alta, supera i 90 cm, può diventare anche più alta di così, l'ho avuta anche più alta di così, ma non è l'altezza la sua bellezza, quanto questa colorazione incredibilmente pura. E, come dire, la tradisce il fatto di avere del rosso alla base. E allora dici sì, tu sei la varietà maxima. Guardate le goccioline di zucchero, non so se si colgono, che partono fin da lì, che gli fanno brillare la base dell'ascidio.
Sono queste piccole bellezze quelle che rendono affascinanti le piante carnivore, che richiamano le prede fin da lì, non lasciano nulla al caso. Sarracenia flava, varietà massima. Delle sette varietà di Sarracenia flava, una che ha delle caratteristiche marcatamente evidenti è Sarracenia flava, varietà ornata. Che cosa significa ornata? Significa venata, quindi venata anche e marcatamente anche sulla parte esterna della trappola, sulla parte esterna del tubo, quindi non solo sul cappello, non solo a scendere sotto il cappello, quindi verso la gola, ma anche sul tubo. Sarracenia flava, varietà ornata, si differenzia dalle altre perché le vene sono marcate anche nella parte esterna dell'ascidio. Guardate questa forma senza cappello, viene definita leadless, è una varietà ornata, marcatamente ornata, perché guardate la ornatura come si infittisce quasi a diventare un colore unico, e questa è una forma senza cappello. Ora considerate, ragazzi, che io qui in serra ho una selezione che nel corso degli ultimi 30 anni io la definisco un po' quello che è il mio aceto balsamico, no? Cioè, pensate quante forme possibili esistono, quanti esemplari esistono anche della stessa varietà. Io qui ho selezionato quelle che mi piacciono di più, quelle che mi danno le maggiori emozioni. Questa è un'altra molto famosa, la Sarracenia flava varietà ornata, viene chiamata F87 My King, viene chiamata, no, è conosciuta come F87 My King, probabilmente arriva da Sandy Creek perché è quella zona lì della Florida che ha queste Sarracenia flava varietà ornata con il cappello così a pagoda, lo vedete così piegato, dipping lid. Viene detto in inglese, guardate la venatura com'è marcata sulla trappola, sull'esterno della trappola, sull'esterno dell'ascidio. Sarracenia flava varietà ornata ha questa fortissima e marcata venatura anche lungo la trappola. La penultima varietà in ordine alfabetico è la varietà rubricorpora, secondo me tra le più belle. E come esempio per potervela presentare, vi porto questo esemplare che ho dal 1992, ricevuto da un coltivatore inglese. In quegli anni avere una flava con il tubo rosso era già qualcosa di eccezionale. Poi avere la fortuna di ricevere un esemplare con queste caratteristiche intanto diventa altissima. Pensate che questa supera di poco il metro e quasi tutti gli anni ripropone le stesse trappole così alte. Il suo cappello giallo e venato è davvero cromaticamente una unicità, guardate che meraviglia, e rappresenta quella che è bene la sua caratteristica peculiare, cioè avere il tubo rosso, quindi rubricorpora, corpo rosso, lo vedete, e il cappello, in questo caso che tende anche verso il giallo, vira un po' verso il giallo, poi con l'andare della stagione diventerà veramente giallo, e che non si copre completamente di rosso come la atro purpurea, cioè quindi non è tutta rossa, è rubricorpora, non si può confondere con l'atro purpurea perché il cappello non diventa rosso e mantiene la sua distanza, cromaticamente parlando, dal resto del colore della trappola, del colore del tubo, che invece è rubricorporo, cioè quindi che ha il corpo rosso. In questo caso, questo esemplare di rubricorpora, appunto, ce l'ho dal 1992, arrivatami da un coltivatore inglese. Questa è una rubricorpora più famosa praticamente in tutto il mondo perché diventerà veramente quasi nera, che è la F149 My King, Sarracenia flava varietà rubricorpora, conosciuta anche come F149 My King. Questo suo corpo, questo suo tubo diventerà
nero corpora diventerà veramente, veramente scura. È anche lei molto alta, arriva intorno agli 85-90 centimetri. Io la adoro, proprio per la tonalità scurissima, marrone quasi nera che raggiunge e sta benissimo con l'altra mia adoratissima rubricorpora dal 1992. E l'ultima, ma solo in ordine alfabetico, è Sarracenia flava varietà Rugeli. Varietà Rugeli che non può essere confusa, non ci possono essere dubbi perché la sua caratteristica peculiare è la sua macchiona rossa. La sua macchiona rossa che è quella che dà poi la macchia rossa alle morei, quindi negli incroci naturali o anche creati dal coltivatore. La macchiona rossa arriva spesso dalle varietà Rugeli di Flava. Altra caratteristica è questa gola molto allargata, questa bocca molto larga, che a differenza di quelle che possono essere le più slanciate Rubricorpora o Flava Flava, la varietà Rugeli ha questa boccona larghissima. A volte non arriva a delle altezze, come dire, mostruose come possono essere quelle delle Flava Flava o delle Flava Ornata, però queste larghezze ce le ha soltanto lei. Sarracenia Flava varietà Rugeli, guardatela che bella, questa tra l'altro è una forma selvatica, questa macchiona che rimane solo lì, rimane solo nella gola e non parte con le venature. La macchiona rossa è la sua caratteristica peculiare, non ci sono dubbi quando vediamo una macchiona rossa. Eccola qua. Questa è Sarracenia flava varietà Rugeli, vediamo se ce n'è un'altra qui. Sì, molto bella anche lei. Eccola con la sua bella macchiona in evidenza. Tubo tutto verde, cappello verde, nessuna venatura, macchiona rossa. E in questa celebrazione di inizio estate non poteva mancare lei, la mia Flavona che ho trovato nel 1996 all'Orto Botanico di Ginevra. Un pezzettino mi è stato gentilmente regalato da un inserviente, da un giardiniere che stava, da una giardiniera, anzi era una ragazza che stava lavorando in quel momento attorno aiuole di Sarracenia flava. Io vedendo questo gigante, chiaramente non potevo esimermi dal pregare di averne almeno un pezzettino, la mia Flavona meravigliosa. L'ho divisa un paio di anni fa, dandone praticamente 2/3 a Vincenzo Castellaneta. Adesso si sta riprendendo tutto il suo spazio nel suo vaso 80 centimetri. Ora è arrivata già discretamente alta. Lo sapete che dopo una divisione una saracenia insomma soffre un po'. Queste sono figlie sue, non è lei. Queste sono figlie sue incrociate con altre flave presenti qui in collezione. Queste sì che sono alte 90, 93, 94, 95 centimetri alcune, ma lei diciamo arriva più o meno intorno ai 75 centimetri. Quest'anno, ma sta tornando piena, è tutta anche là dietro, lo vedete, la mia Flavona, amica mia, ma quanto ti adoro. Ne abbiamo veramente vissute tantissime insieme, stiamo insieme quasi da 30 anni, stupendo, abbiamo già celebrato le nostre nozze d'argento. Ragazzi, adesso vengo a salutarvi insieme a lei.
Sono contento che mi abbiate domandato di vedere Sarracenia Flava, il che ci ha permesso di ripassare, e questo mi fa piacere soprattutto per i nuovi arrivati, le 7 varietà di Sarracenia Flava, tanto da non avere le idee confuse, tanto da essere capaci di riconoscerle al primo sguardo. Nell'augurarvi nuovamente buona estate, vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, rimaniamo sempre svegli, perché chi dorme non piglia mosche. Ciao! Saluta. Ciao. Ciao.